Buon salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video in cui parlerò della RAT. Davvero in tanti mi avete chiesto di parlare di questo argomento e ho visto che ci sono anche contenuti su altri canali, c'è il canale di Captain Joe, a cui vi invito ad iscrivervi anche se non lo conosco personalmente, che è un po' la mia controparte inglese, o forse io sono la sua controparte italiana, non lo so chi ha iniziato in effetti prima, però ho visto che lui ha realizzato un bel video inerente alla RAT, dell'argomento appunto di cui parlerò oggi. Lui ha parlato ovviamente di Airbus, essendo pilota di Airbus, io farò un discorso più generale, ovviamente lo farò in lingua italiana, quindi spero di non annoiare nessuno e di non essere ripetitivo. Bene, che cos'è questa RAT? La RAT è un acronimo, sta per Ram Air Turbine, ovvero turbina ad impatto di aria. Non è né più né meno che un'elica che alcuni aerei montano a bordo, che può essere estesa in condizioni soprattutto di emergenza per generare potenza idraulica ed elettrica. Mi spiego meglio. Immaginate di essere su un aereo e di perdere entrambi i motori. Come abbiamo visto in un apposito video, l'aereo non precipita, può continuare a volare anche in assenza di motori, ovviamente non farà lunghe percorrenze e dovrà necessariamente planare. Però quello che è importante è che ovviamente noi abbiamo bisogno di potenza idraulica per poter muovere le superfici aerodinamiche dell'aereo e garantire così un volo controllato all'aereo stesso. In questa direzione viene proprio la RAT. Questa turbina, in realtà, come dicevo prima, non è altro che un'elica vera e propria, che viene fatta fuoriuscire dalla fusoliera o da altre specifiche parti delle ali, dove ovviamente il flusso di aria è maggiore ed è anche non turbolento, e che, mossa dal vento, un po' come un mulino a vento ad alta velocità, inizia a ruotare e, ruotando, muove insieme a se stessa una pompa idraulica e un generatore elettrico, un po' come la dinamo delle biciclette, per chi se la ricorda, tra l'altro, perché adesso non si usa nemmeno più. Com'è fatta questa RAT? Allora, generalmente le RAT sono della dimensione di all'incirca un metro o poco meno. Ci sono RAT più grandi, come quelle dell'Airbus 380, che ha una dimensione maggiore, ragguardevole, raggiunge quasi 2 metri. Le pale di questa RAT sono a tutti gli effetti un'elica a passo variabile, ovvero hanno un governor, quindi hanno un dispositivo che varia l'incidenza delle pale per mantenere i giri costanti. Infatti, operando l'aereo a velocità differenti, è chiaro che maggiore è la velocità dell'aereo, maggiore è anche la velocità di rotazione di questo dispositivo, mentre noi vogliamo che lavori sempre in un range di velocità ben definito. Quindi la variazione dell'angolo di incidenza delle pale, qui vi invito a vedere il video di eliche a passo fisso e eliche a passo variabile per capirci un po' di più, perché è la stessa identica cosa applicata a questa turbina. Quindi la rotazione di questa turbina è soggetta alla velocità dell'aeromobile ed è a giri costanti, o per lo più costanti. Quando la RAT viene appunto fatta fuoriuscire dalla fusoliera o dall'alloggiamento che la contiene, essa inizia a girare proprio a causa dell'impatto dell'aria. E questa è la ragione del nome che ha, quindi Ram Air, cioè appunto impatto dell'aria. L'aria impatta, la pone in rotazione e questo genera queste due potenze, quindi la potenza idraulica e la potenza elettrica. Ora, che cosa se ne fa l'aereo della potenza idraulica e della potenza elettrica? Ovviamente della potenza idraulica, che non è più generata dal motore, e muoverà le superfici o potrà ad esempio utilizzare determinati sistemi che funzionano idraulicamente. Pensate ai carrelli ad esempio, anche se quelli hanno generalmente rilasci meccanici che anche in assenza di impianto idraulico possono appunto venire fuori. Però la potenza idraulica in prima battuta serve per muovere le superfici aerodinamiche. Invece la potenza elettrica serve per tenere in piedi tutto l'apparato avionico dell'aeromobile, quindi viene utilizzata in una modalità molto particolare che differisce da aereo ad aereo, però sappiate che non tutti gli strumenti vengono alimentati, proprio perché bisogna risparmiare al massimo tutte le risorse elettriche, quindi solo parte degli strumenti funzionano, ovvero quelli essenziali. Di solito solo un lato dei display rimane acceso, proprio perché in quei casi ci sono solo due fonti di elettricità disponibili: la batteria, che tende ad esaurirsi come potete facilmente immaginare, e poi la RAT. Quindi non possiamo sovraccaricare la RAT e quindi si decide cosa tenere acceso e cosa no. La RAT è un dispositivo di sicurezza e infatti il suo utilizzo è riuscito in molteplici casi a salvare la vita di molte persone. Però non tutti gli aerei l'adottano. Questo non vuol dire che gli aerei che non l'adottano non siano
sicuri quanto quelli che l'adottano. Quindi ancora prima di chiederci perché alcuni aerei la utilizzino e altri no, chiediamoci perché ad esempio l'APU non possa essere utilizzato al posto della RAT. Come vi ho detto nell'apposito video dell'APU che trovate sul canale, non tutti gli APU possono essere accesi a quote elevate, anzi quasi nessuno può subire questo tipo di accensione, quindi l'APU a quote di crociera può non essere servibile e quindi ovviamente non genererà la potenza elettrica necessaria. Tra l'altro gli APU difficilmente generano potenza idraulica, per cui le superfici rimarranno praticamente senza pressione e quindi sarà impossibile governare l'aereo. Successivamente a questa analisi ci dovremmo chiedere perché alcuni aerei non montano a questo punto la RAT. Bene, dovete sapere che tutti gli aerei che non montano la RAT sono equipaggiati con sistemi di sicurezza alternativi che possono far muovere le superfici in maniera ad esempio meccanica, con altre tecnologie che garantiscano la perfetta governabilità dell'aereo e ovviamente l'approvvigionamento elettrico. Quindi, generalmente gli aerei più piccoli non hanno la RAT, gli intercontinentali, gli aerei jet più grandi, hanno invece questa tecnologia. Ovviamente bisogna sempre rapportare il tutto al costo, alla sicurezza e agli impianti già presenti sull'aereo. Quindi i costruttori, non tutti e non su tutti i modelli, montano questo dispositivo. Sappiate però che laddove l'aereo non abbia comunque la RAT, ci sono comunque altre forme di sicurezza che vengono messe in campo proprio per garantire la sicurezza del volo. Bene, io spero di avervi illuminato su questo argomento, spero che sia stato interessante. Se lo è stato, vi ricordo di mettere un mi piace, di lasciare un commento se avete dubbi, suggerimenti o domande e di condividere il video con i vostri amici. Come sempre, vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento a un prossimo video.